quotate in borsa per evitare forme di massimo ribasso mascherato che provocano disoccupazione e un peggioramento dei servizi, che i call center che occupano migliaia di lavoratori siano considerati, per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, alla stregua delle imprese industriali, della logistica e della grande distribuzione, estendendo al settore la cassa integrazione straordinaria, e di agire infine con gli strumenti a propria disposizione affinché si arrivi a un contratto di settore, cancellando i contratti pirata e che siano migliorate le strategie di sviluppo per consolidare il settore e permettere l'avvio di investimenti in innovazione e ricerca. Grazie. La ringrazio. Allora, è iscritto a parlare Vincenzo Folino, prego. Deputato Folino, prego. Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi spiace fare questo intervento dopo l'approvazione di una legge così importante, ma da oltre 3 anni molti di noi, deputati di provincia e di buonsenso, assistiamo ad interventi fuori luogo e sopra le righe, talvolta ad autentiche sceneggiate, nelle quali spesso si distingue l'onorevole Di Battista, che da ultimo, lunedì sera, nella trasmissione Piazza Pulita, ha esibito un disegnino con una piovra e il simbolo del PD, e sotto il tentacolo Basilicata ha collocato, bontà sua, un fotino con il mio nome. Desidererei, signora Presidente, che lei informasse l'onorevole Di Battista che sono iscritto al gruppo di Sinistra Italiana dal novembre scorso e che ho lasciato il gruppo del PD dopo 14 mesi di autosospensione in seguito all'adozione del cosiddetto sblocca Italia solo per ragioni di linea politica. Nel disegnino che il citato deputato ha postato anche sul suo profilo Facebook è riportata sotto il mio nome la scritta indagato per peculato. Naturalmente è un'affermazione totalmente falsa, poiché a mio carico vi è unicamente un procedimento presso la Corte dei Conti riguardante i rimborsi percepiti dal consigliere regionale. L'addebito è esclusivamente di natura contabile e mi preme far presente che invece nella connessa inchiesta giudiziaria penale, ora in fase dibattimentale presso il Tribunale di Potenza, il mio operato, sia di consigliere che di Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, è stato ritenuto limpido e non soggetto ad alcuna imputazione, tantomeno a quella molto grave di peculato. Pertanto ho dato incarico al mio avvocato di procedere alla querela per diffamazione nei confronti dell'onorevole Di Battista. Signora Presidente, si può sbagliare per fobia o per approssimazione, ma non si può perseverare. Chiedo pertanto per il suo tramite al deputato Di Battista se non ritiene di rettificare qui in aula e sui media le affermazioni a me rivolte. La prego inoltre di comunicare all'onorevole Di Battista che a fronte di tale aggressione politica e mediatica dovrei reagire secondo la cultura contadina lucana, cioè sfidarlo in duello a mani nude in piazza Montecitorio. Concluda, deputato. La mozione che svolgiamo mi impone di sfidarlo solamente ad un pubblico confronto, magari in Basilicata, terra civile ed accogliente. Grazie. La ringrazio. Allora, adesso do la parola al deputato Sibilia, prego. Grazie Presidente. La piovra PD è uno strumento grafico che ha lo scopo di rendere ben visibili i condannati, gli indagati e le persone del PD che a vario titolo sono implicati scandali e truffe legate alla politica e alla criminalità organizzata. Nella versione attuale della piovra, che è visibile e scaricabile al sito beppegrillo.it, sono indicati oltre 100 esponenti del PD. È pertanto comprensibile che ci siano delle imperfezioni. Il deputato Folino, a suo dire, dice che non è indagato per peculato, pigliamo per buone le sue affermazioni, bensì segnaliamo che è condannato dalla Corte dei Conti per rimborsi illegittimi dalla Regione Basilicata con sentenza 11/2015. Invitiamo tutti i cittadini a scaricare e diffondere la piovra PD per segnalarci tutti i casi di connessione tra PD e criminalità organizzata che verranno sottoposti ad un'adeguata verifica e verranno aggiunti al grafico che è in continuo aggiornamento. Un altro aggiornamento che abbiamo fatto è che c'è scritto anche che Raffaella Paita è indagata. In realtà Raffaella Paita è sotto processo per omicidio e disastro colposo per i quali i giudici hanno chiesto 2 anni e 8 mesi. Grazie. Allora, interviene adesso il deputato Burtone, prego.
Dov'è il deputato Burtone? Presidente, io intervengo su qualcosa di più serio che interessa veramente i cittadini. Stamani c'è stata una manifestazione davanti a Montecitorio, c'erano medici di un sindacato che hanno sottolineato una preoccupazione, che possano essere ridimensionati i servizi di guardia medica. Noi pensiamo che sia un allarmismo, con tutto rispetto di queste posizioni, un allarmismo esagerato. È vero, c'è un dibattito nel Paese per riorganizzare questi servizi, per metterli in continuità con l'attività dei medici di famiglia, però non c'è dubbio, in Italia abbiamo un problema che riguarda l'urgenza e l'emergenza, e quindi qualsiasi tipo di disegno non può che passare dal rafforzamento di questi presidi. Ecco perché io ho presentato questa interrogazione, spero che venga discussa, perché il Parlamento non deve essere scavalcato. Aggiungo che sono stato anche ispirato da una vicenda umana, tragica, che ha visto purtroppo la morte di una persona che io conoscevo, il professor Angelo Scandiffio, di Pisticci Scalo. Era stato colpito da infarto, è stato soccorso da un'autoambulanza non medicalizzata del 118, purtroppo è morto. Ecco perché io credo che i presidi di urgenza e di emergenza debbano essere rafforzati. Ho voluto anche riportare in questo Parlamento questa vicenda, anche perché il professore Scandiffio faceva politica, era un uomo di sinistra, io lo sentivo perché dava proposte che riguardavano il tema della scuola, però è una vicenda umana che ci deve far riflettere sulla necessità, ripeto, non di diminuire i presidi che riguardano l'urgenza e emergenza, ma di consolidarle e di rafforzarle. La ringrazio. Grazie, deputato Burtone. Adesso do la parola al deputato Invernizzi, prego. Sì, grazie presidente. Ogni tanto la vis polemica ci trascina su in campi che sarebbe opportuno magari non toccare, cosa che è avvenuta a me nell'intervento precedente quando illustravo il mio ordine del giorno, in cui ho citato una storia di una persona, storia che purtroppo io ignoravo e che ritenevo fosse soltanto una storia di attivismo e politica. Mi riferisco alla storia di Alessia Ballini, se non sbaglio, e che invece rappresenta anche una storia personale e di vicinanza e di amicizia con alcuni, oltre che col presidente Renzi, anche con alcuni parlamentari presenti in aula, storia che ignoravo per colpa mia. Quando si sbaglia è giusto chiedere scusa, pertanto mi sembra opportuno presentare le mie scuse innanzitutto alla famiglia di Alessio Ballini, ai suoi amici, all'onorevole Verini qua presente, nonché agli altri amici che ignoro. Grazie. La ringrazio, deputato Invernizzi, per queste scuse che lei ha voluto rivolgere alla famiglia e a quanti altri si sono sentiti offesi. Bene, allora io adesso do lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 12 maggio alle ore 9.30 abbiamo un seguito della discussione del disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, poi abbiamo l'esame della relazione della Giunta per l'autorizzazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti. Poi abbiamo il seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative finalizzate al riconoscimento dell'endometriosi come malattia invalidante e al potenziamento delle prestazioni sanitarie e delle misure di sostegno economico e sociale per le donne affette da tale patologia. Abbiamo anche il seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per valorizzare i cosiddetti lavoratori immaturi nel quadro del prolungamento della vita lavorativa. Poi abbiamo il seguito delle discussioni dei disegni di legge di ratifica, accordo Italia-Giordania, lotta alla criminalità, accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri da una parte e la Mongolia dall'altra, accordo Italia-Armenia in materia doganale, convenzione Italia-Paname per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
e poi abbiamo il seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative anche in ambito internazionale finalizzate al contrasto dei fenomeni di violenza contro le donne alla luce delle aggressioni occorse a Colonia e in altre città europee nella notte del 31 dicembre 2015. E ultimo punto, abbiamo il seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo. La seduta è tolta.